Che cos'è una società offshore? Ed è veramente assolutamente illegale utilizzare una società offshore ai fini fiscali per espletare il proprio business? Te lo dico tra un attimo. Una società offshore è una società incorporata per definizione in un paradiso fiscale nel termine ampio del termine, cioè in una società per giurisdizione offshore si intende una giurisdizione che tendenzialmente tassa poco o nulla e ha un bassissimo livello di trasparenza. Questo per dividerla per non confonderla invece con le giurisdizioni onshore, che sono invece le giurisdizioni che tendenzialmente hanno un medio elevato livello di tassazione e un elevato grado di trasparenza. Per esempio, implementano scambio di informazioni finanziarie automatico, fanno parte del CRS. Okay? Quindi, società offshore è una società incorporata in una giurisdizione di cui tendenzialmente poco si sa o è difficile avere informazioni, se sono amministrazione finanziaria o un cliente. Società onshore invece è una società incorporata in una giurisdizione, diciamo, classica, ok? Quindi appartenente all'Europa occidentale piuttosto che agli altri paesi OCSE, quindi Stati Uniti, Canada, Italia, Francia, Spagna, Germania, eccetera, eccetera. Nell'accezione però chiaramente di tutti i giorni, quindi dell'imprenditore, in realtà non c'è una grossa differenza. Si utilizza il termine offshore per dire vado ad aprire una società all'estero, quindi offshore uguale estero, cioè nel tuo caso evidentemente, nel vostro caso tutto quello che non è Italia diventa società offshore. Ora è vero che io se sono in Italia posso fare quello che voglio, è vero che posso aprire una società all'estero e fare il mio business comodamente seduto da casa con un veicolo, con una Limited UK piuttosto che con una Delaware LLC. Allora, la risposta è dipende. Tendenzialmente però dovete sapere che nei paesi OCSE, appunto, quindi nei paesi occidentali come l'Italia, dove risiedi tu in questo momento molto probabilmente, c'è una normativa anti-elusiva piuttosto aggressiva, che va a colpire poi in realtà anche molti business genuini, quindi anche le fattispecie in cui in realtà io apro una società in Inghilterra perché il mio mercato è inglese, mi potrei trovare nella situazione di doverci pagare comunque le tasse in Italia. Quindi la risposta evidentemente dipende, non esiste una risposta per tutti. Potrebbe darsi il caso in cui lo posso fare perché ho un mercato genuino, svolgo un'attività economica genuina in quel mercato, per esempio l'Inghilterra, quindi ho bisogno di quel determinato tipo di società, e ci sono altri casi in cui invece io non ho nessun nesso né economico né di vantaggio reale ad aprire una società all'interno all'interno del Regno Unito, e quindi io rimango in Italia e mi apro una società, ma in realtà quella non è niente di più di una scatola vuota. Quindi dipende dal tipo dalla tipologia di attività che fai e da come la espleti. Quello che però devi sapere è che le normative di anti-elusione o comunque di anti-abuso sono tante e variano, e sono tantissime sia quelle nazionali, quindi quelle implementate da ogni singola giurisdizione, quindi l'Italia ha le sue, si chiamano SAR, cioè Specific Anti-Abusive Rule, norme specifiche particolari, che vengono implementate dalle normative domestiche delle diverse giurisdizioni. L'Italia ha la sua, la Spagna ha le sue, l'Inghilterra ha le sue, gli Stati Uniti ha le proprie, eccetera, eccetera, che possono coincidere, come per esempio nel caso dei paesi appartenenti all'Unione Europea, sono normative che si assomigliano molto perché sono figlie di direttive, quindi c'è questa direttiva europea che poi scende a piramide e i vari 28 paesi la devono implementare rispettando delle regole, quindi tendenzialmente perlomeno all'interno dei paesi europei queste normative si assomigliano, e invece possono essere completamente differenti, come per esempio la LOB statunitense piuttosto che le mille complicate CGT che vengono implementate negli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Queste sono le specific. Poi ci sono quelle generali, le norme generali anti-abuso, e anche qui esistono sia quelle domestiche implementate a livello di giurisdizione, di Stato in Stato, di paese in paese, e poi quelle che troviamo invece negli strumenti internazionali, cioè le norme generiche anti-abuso, generali, si chiamano GAR, General Anti-Abuse Rule, sono invece implementate tendenzialmente a livello di sistema. Quindi le troviamo sia all'interno per esempio dei trattati contro le doppie imposizioni,
dal modello OCSE 2017 in poi, e sia all'interno per esempio delle direttive, all'interno della direttiva madre-figlio per esempio ne troviamo un'altra, e sia a livello poi a scendere, quindi anche qui è una piramide di implementazione, quindi dalla normativa internazionale scendendo a quella nazionale troviamo diversi livelli di norme antiabuso. Questo chiaramente rende difficilissimo creare un piano di fare una pianificazione fiscale che non vada a ricadere in nessuno di questi buchi, in nessuna di queste problematiche, soprattutto se non abbiamo sostanza economica, soprattutto se il business, come dire, non è genuino, perlomeno non lo è all'estero. Cioè io sono in Italia, faccio il mio oggetto sociale in Italia, il mio mercato di riferimento in Italia, diventa difficile fare business tramite una società all'estero, quindi è un po' questo il punto. Ma devo conoscere queste normative per cercare evidentemente o di infilarmi nei buchi, ma sono veramente pochi, o per capire qual è quando invece è genuino, quando invece posso difendermi in caso di tax assessment, cioè in caso in cui arrivi gli uomini del fisco vengano a bussarmi allo specchio, ok? Vengono a bussarmi alla porta, allo specchio non aveva nessun senso. Ti hanno detto che puoi rimanere in Italia per sfruttare il sistema tributario nazionale e portare le imposte del tuo business quasi a zero, deducendo costi, creando le strutture più strane e interessanti. Qualcun altro dice che devi per forza andare all'estero perché è lì che si annidano le opportunità migliori per abbattere la tassazione della tua impresa. Qualcun altro ancora dice che puoi mantenere un piede dentro e un piede fuori, quindi puoi magari rimanere in Italia e però avere tutte quante le tue imprese all'estero ed evitare anche problemi tipo l'esterovestizione e cose del genere. Ora, in questo casino, perché tale è della fiscalità internazionale, chi mente e chi invece ti sta dicendo la verità? Ed è importante conoscere la risposta a tutte queste domande, perché a ciascuna di essa deriva uno scenario differente, ma soprattutto differente sotto un profilo fiscale, sotto un profilo di rischio. Quindi se faccio A, che cosa succede? Se faccio B, qual è il mio rischio finale, il mio rischio fiscale, eccetera, eccetera. Io sono Luca Taglielatela, forse già mi conosci, sono un tributarista internazionale e sono stato il primo tributarista internazionale ad aver introdotto in Italia i principi della FLEG Theory, cioè del vai dove sei trattato meglio. E nel mio corso, che si chiama FLEG Strategy, sfrutta i vantaggi della globalizzazione per azzerare le tasse, rispondo esattamente a tutte queste domande che ho fatto in apertura di video. Quindi alla fine del corso sarai assolutamente in grado di sapere chi mente e chi dice la verità alla luce di normative, quindi non perché lo dico io, ma perché lo dicono le normative internazionali, cui sarà introdotto in modalità assolutamente semplificata per permetterti appunto di capire chi dice la verità e soprattutto per permetterti di capire qual è la struttura fiscale migliore per il tuo e soltanto per il tuo business. Ora, non ti sto chiedendo di comprare il mio corso in questo momento, ti sto semplicemente chiedendo di dedicare 10 minuti del tuo tempo al mio webinar gratuito di introduzione al corso di FLEG Strategy. È un webinar assolutamente gratuito, lo ribadisco, della durata di circa 30-40 minuti, all'interno del quale verranno svelate una serie di informazioni che già di per sé, già da sole, cambieranno la tua prospettiva sul mondo della fiscalità e dell'imprenditoria in generale, perché il mio obiettivo è quello di metterti in condizione di ragionare in maniera semplice sulla migliore struttura fiscale necessaria da implementare per il tuo business, a prescindere dal momento, dalla fase di sviluppo nella quale adesso ti trovi, quindi a prescindere se adesso guadagni un euro o 10 milioni di euro, e permetterti appunto di capire se hai sbagliato qualcosa, se puoi ancora aggiustare il tiro della tua società e soprattutto come raggiungere la struttura ottimale che ti permette di non pagare o quasi le tasse. Quindi se sei interessato, come credo, ad argomenti del genere, ti suggerisco vivamente di lasciarmi la mail e di accedere al webinar gratuito, all'interno del quale svelerò gli altarini della fiscalità internazionale e ti permetterò di cominciare a ragionare come un imprenditore globale dovrebbe fare. Noi ci vediamo dall'altra parte.